Beh, sapete ragazzi, durante il nostro allenamento noi faremo qualcosa di speciale. Attenzione, campus! Qualcuno nel campus ha rubato il nostro codice delle migliori amiche. È meglio per tutti se il colpevole si faccia subito avanti, altrimenti avrete grossi problemi. Sentite, vi sto dicendo che non siamo stati noi, ok? L'hai preso tu, Dylan? No, amico, perché ne avrei bisogno? So come essere amico, anche senza codice. Beh, ieri io e Fresh siamo andati in pizzeria. Sì, pizza quattro formaggi. Non pensate nemmeno che siamo stati noi, non c'entriamo niente col vostro codice. L'abbiamo preso noi e abbiamo anche un alibi. Abbiamo creato il nostro codice, non abbiamo bisogno del vostro. Certo, non è ancora del tutto finito, ma lo faremo sicuramente molto presto. Amina, non arrabbiarti. Troverò colui che ha rubato il tuo codice e lo punirò e molto severamente. Ragazze, siamo state troppo ingenue a pensare che avrebbero confessato subito. Già, che stupide. Noi non abbiamo preso il vostro codice, eravamo con voi quando è scomparso. Su di noi non può esserci alcun sospetto. Neanche io l'ho preso, sono stata vostra amica, neanche mi serve. Io so chi ha rubato il codice dei migliori amici. Chi? Puzzle, sai qualcosa? I cestisti hanno rubato il codice. Dove pensate che siano adesso? Vedete? Non sono qui. Hanno rubato il codice e sono scappati. Vero, quegli idioti sono spariti. Sono sicuramente loro. Da adesso possono considerarsi morti. Ehi là, qualcuno ha chiamato i cestisti? Eccomi qui. I ragazzi sono partiti per la gara e io mi sono fatto male alla mano invece. Ah, oh, ma guardate là! Sei stato tu a rubare il codice dei migliori amici, non è vero, Bans? Se dici ancora una parola contro di me, ti colpirò con questo skateboard, ok? Allora ragazzi, so bene che nessuno confesserà adesso, ma chiunque mi aiuti a trovare il codice otterrà una ricompensa di $10,000! $10,000? Ho sentito bene? $10,000! Oh mio Dio! Amina, non credi che sia un po' troppo? Magari fai 100! Mi serve il mio codice! Sono disposta a pagare anche 1,000,000! Questo è Ma di che codice state parlando? Me lo dite, per favore? Comunque, nel campus non è mai successa una cosa del genere. Non preoccuparti, aiuterò le ragazze a trovare il codice e a ricevere la ricompensa e diventerò la ragazza più popolare del campus. Oh, magari nessuno l'ha rubato e se tutta una messa in scena per stare al centro dell'attenzione. Ma cosa dici? Non avrebbero mai incolpato i ragazzi senza motivo. Qualcuno ha davvero rubato il codice. Se ci tengono così tanto, perché lasciare le proprie cose personali per tutto il campus? Mai dire mai, Gabi, anche tu puoi perdere le tue cose. Oh, io non perdo mai niente. Ragazzi, ho paura, e se ci fosse davvero un ladro nel campus? Oggi ruba il codice, cosa succede là domani? Ci ruba i telefoni? Già, questo è un problema, dovremmo tenere sempre i telefoni in mano e non lasciarli mai in giro. Ragazze, andiamo a trovare il ladro e puniamolo! Io penso che siano stati perdenti. Io penso sia stato Puzzle, era un po' strano. Io penso sia stata Laura. Dice che sta male e non è venuta nel campus. Dylan, spicciati! Rovistare negli armadietti è contro legge. Amico, qui noi siamo la legge. Siamo la squadra dei migliori. Qualche domanda? No, assolutamente nessuna domanda. A posto così? Dylan, se trovi quel maledetto codice, condivideremo la ricompensa, ok? Cosa? E perché dovrei condividerla con voi? Chi la troverà riceverà una ricompensa, è chiaro? Scusa, Dylan, ma tu sei nostro amico oppure una vera cacca? Io sono un amico. Un vero amico. Allora è tutto chiaro, la condividerai. Va bene, perché io non sono avido. Vieni qui, Bubble! E tu stai un po' attento.
Sentite, perdenti, se non confessate subito di essere stati voi a rubare il codice dei migliori amici, sarete nei guai. Perché tu hai rubato il codice e vuoi dare la colpa a noi, giusto? Cosa? Ma sei impazzito! Non farei mai una cosa del genere! Non ho bisogno di questo codice e non ho nemmeno amici. Beh, sai, non c'è da stupirsi se non hai nemmeno un amico. Rubare è molto brutto, potresti andare in prigione per questo. Sì, certo, in prigione per un quaderno del cavolo, sì, come no? Non si tratta del quaderno, ma del crimine in sé, capisci? Scusa, e tu come fai a saperlo, Fresh? Al mio Fresh piace leggere, è molto informato. Grazie mille, Ponka. Me ne vado, siete così noiosi e stupidi, cavolo. Bah. Tu sei noioso. Forza, Dylan, continua a cercare il codice. Ok. Questo sì che è un cocktail perfetto. Hulk, non sei ancora stufo delle uova crude? Ma certo che no, io adoro le uova crude. Ma guardate qui, ragazzi, immaginate che questo sia un ladro e che ha rubato il codice dei migliori amici, ok? Beh, sì, immaginiamolo pure. E quindi? Beh, io lo prenderei e gli farei questo. Bello, non vorrei essere al posto di quel ladro. Ma se mai lo vorrei essere, basterà rubare il codice dei migliori amici. Non è affatto divertente. Eh? Ah, non ci credo, non pensavo si potesse andare in prigione solo a causa di un quaderno, cavoli. Devo leggerlo in fretta e buttarlo via prima che qualcuno mi scopra. Regola numero 1. Non mentire mai. Questa è ovvia. Regola numero 2. Condividere il rossetto. Ok, me lo ricorderò. Regola 3. Non vestirsi allo stesso modo. Dannazione, mi fa incavolare quando qualcuno indossa i miei stessi vestiti, è così. Regola numero 4. Il fidanzato della mia amica può essere solo un amico per me. Accidenti, questa è spazzatura. È così ovvio. Sta arrivando qualcuno, cavoli. Guardate, ragazzi, quello è il codice dei migliori amici. Qualcuno l'ha lanciato sulle scale. Non c'è stato bisogno di cercarlo, ci ha trovato da solo. Aspetta, non toccarlo. Lascerai le tue impronte digitali e tutti penseranno che sei tu il criminale. Criminale è un cavolo, sbrigati, Dylan. Prendi il codice e diamolo ad Amina. Ci pagherà $10,000. Senti, Bubble, perché non lo prendi tu, allora? No, tu l'hai visto per primo e tu lo raccogli. No, non lo farò. Pippo, perché non lo prendi tu? Beh, scusate, ma non mi sento di andare in prigione. Ragazzi, andiamo avanti e facciamo finta di non aver visto nulla. Ehi, smettila! Ehi là, ciao amici, come state? Che cosa vuoi, Puzzle? Ma niente, sono solo di buon umore. E voi? Eravamo di buon umore anche prima che tu arrivassi, lo sai? Sì, ed ora che sei arrivato, ce l'hai rovinato. Sentite, perché non mi fate entrare nella vostra squadra? Perdente, non abbiamo bisogno di te nella nostra squadra. Sapete, non sono più quel tipo di ragazzo. Ora custodirò con il cuore l'amicizia con voi, perché ora farò parte della vostra band, non è vero? Ti piacerebbe, vero? Ma se non conosci nemmeno le regole del codice dei migliori amici. È proprio qui che ti sbagli, sai? Perché io conosco tutte le regole a memoria. Quindi conosci anche le nostre regole? Certo che sì. Ascolta e non interrompere. La regola numero 1 è non mentire mai. È così. Beh, questa è giusta. La regola numero 2 è... e condividere il rossetto. Scusa, cosa? Aspetta, ti ho chiesto di non interrompere. La regola numero 3 è non vestirsi allo stesso modo. Beh, sì, non ci piace quando qualcuno indossa le nostre stesse cose. Mentre la regola più importante dice che il fidanzato della nostra amica non può essere che un amico per noi. Ma sei impazzito? Di che parli? Ora faccio parte della vostra band, giusto? No, perché queste sono regole femminili e noi ne abbiamo altre, ok? Ti pare che condividiamo i rossetti, per caso? Queste sono regole per ragazze e non per ragazzi, è chiaro? Ma che differenza fa ragazzi e ragazze? È totale! Adesso vai fuori e impara le regole, perdente! Sì, certo, totale!
arrabbiarti se non troviamo il codice, ne scriveremo un altro. Già, alla fine è un diario. Ragazzi, non capite niente! Questo è il nostro primo codice! Quindi se perdiamo il codice, la nostra amicizia finirà! Steph, smettila! Ehi, ragazzi, ma non è il nostro...